vide che tutto era buono. Al primo, al secondo, al terzo, al quarto giorno, quinto giorno, si fermò un momento dopo aver creato e disse: buono, buono, bello. Poi quando creò l'uomo disse: molto bello, molto bello. Tutte le cose sono buone, sono il termine dell'amore di Dio e dello Spirito di Dio, come dice il libro del Siracide, il libro della Sapienza, che dimora in tutte le cose. Cose cattive non ce ne sono, soltanto una cosa fa eccezione, ossia tutto è buono tranne il cuore dell'uomo, perché nel cuore dell'uomo entra il peccato. Quando entra il peccato, allora il cuore dell'uomo diventa cattivo, diventa il pozzo dell'iniquità. È dal cuore cattivo che escono le 12 intenzioni cattive di cui parla Gesù. E sono queste che contaminano l'uomo. È l'uomo che contamina se stesso, covando nel cuore tutte queste cattiverie. Ma le cose che sono fuori dell'uomo non lo contaminano. Se il tuo occhio è puro, diceva Gesù, tutto il tuo essere è puro. Ma se il tuo occhio, in questo caso il cuore, è impuro, e nelle tenebre, quanta tenebra c'è in te. E allora? Allora bisogna che entri nel cuore qualcuno che lo purifichi, purifichi il pozzo nero. Ed è lo Spirito del Signore che entra nel cuore dell'uomo, lo svuota di ciò che è vecchio, dei sentimenti cattivi, e vi mette i sentimenti buoni, quelli di Cristo Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. E Gesù diceva: imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Diceva: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Noi chiediamo al Signore questa sera di svuotare il cuore nostro da ciò che contamina l'uomo e di riempire il nostro cuore dei suoi sentimenti, delle sue virtù, del suo Santo Spirito, che fa germogliare appunto i frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, pace, bontà, benevolenza, mitezza, distacco dalle cose, purezza, umiltà, dominio delle proprie passioni. Dio aveva creato buono l'uomo. Fu il peccato che inquinò il cuore dell'uomo. Com'è bella la prima pagina che abbiamo letto, il racconto yahvista della creazione, che si sofferma sulla creazione dell'uomo, sul luogo dove Dio collocò l'uomo, dello stato in cui l'uomo si trovava. Com'è bella questa pagina. Ecco, ancora non era piovuto sulla terra, c'era soltanto polvere, non una goccia d'acqua, polvere soltanto, deserto, steppa. E Dio prese polvere nelle sue mani, polvere, e col suo fiato
rammollì, intrise questa polvere e ne fece l'uomo, la forma umana. E poi soffiò il suo alito, il suo ruà, proprio in questo manufatto risultante proprio nelle mani di Dio, da polvere tratta dalla terra e dal fiato del suo creatore. E l'uomo divenne l'essere vivente. Ma Dio lo collocò altrove, fuori dalla steppa, fuori dal deserto, dove lo aveva creato. Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui collocò l'uomo, e lo stato soprannaturale in cui Dio mise l'uomo dopo averlo creato. Lo creò a sua immagine e somiglianza, ma poi gli diede l'immortalità, collocandolo nel paradiso, in uno stato soprannaturale di grazia. Diventò familiare di Dio, vedeva Dio. In questo giardino c'erano gli alberi più belli, l'albero dell'immortalità, c'erano le pietre preziose, l'oro, ossia i doni di natura, i doni di grazia. Ma poi venne il peccato e l'uomo fu estromesso dal paradiso terrestre, dall'Eden. La sua così situazione soprannaturale di grazia cessò in lui, divenne uomo naturale di nuovo, come era stato creato, di polvere. Polvere sei e in polvere ritornerai, e il mio spirito che era in te ritornerà a me. Soltanto con la venuta di Cristo l'uomo ritorna all'Eden, cioè allo stato in cui era stato collocato da Dio. Di nuovo riceve il dono dell'immortalità, riceve cioè tutti quei beni che aveva perduto, e per di più diventa figlio di Dio, partecipe della natura di Cristo, della figliolanza divina. Però nell'uomo naturale c'è il male, il peccato originale, e anche quando questo peccato originale è stato distrutto, ci sono le conseguenze di questo peccato dentro di noi. Per questo Gesù diceva che il cuore dell'uomo, il centro dell'uomo è inquinato. Il buon Dio però risana il cuore dell'uomo, risana ciascuno di noi, mettendo l'istinto buono dentro di noi, in cambio o comunque come neutralizzante l'istinto cattivo. Dice appunto un testo del Genesi che Dio vide che il cuore dell'uomo era inclinato al male, l'istinto, quello cattivo, come dice un testo ebraico, l'istinto, quello cattivo, era nell'uomo. Gesù mette l'istinto, quello buono, il suo spirito, dentro di noi, purifica il cuore e mette lo spirito, con lo spirito l'istinto buono, l'istinto al bene, che è il suo spirito operante in noi, che ci conduce.
Se da una parte pertanto sentiamo l'istinto cattivo, abbiamo anche l'istinto buono, soprannaturale, lo spirito di Dio. Se lo spirito dell'uomo è inquinato, lo spirito di Dio corregge lo spirito dell'uomo. Si innesta nello spirito dell'uomo e gli fa operare il bene. E allora il cuore dell'uomo diventa il centro della vita divina. Dentro il cuore dell'uomo c'è il paradiso, c'è l'Eden. Se qualcuno mi ama, io e il Padre verremo in Lui e faremo abitazione in Lui. Ecco il cuore nuovo che sostituisce il cuore terreno, il cuore di pietra, il cuore di terra e il cuore nuovo, il cuore di Cristo dentro di noi. E con questo cuore che noi possiamo operare il bene. Apriamo il nostro cuore, fratelli e sorelle, e lasciamo che lo Spirito del Signore dimori dentro di noi, che l'amore che risana i cuori degli uomini dimori dentro di noi, e allora l'Eden lo porteremo nel cuore. Allora il bene, il bello, il vero abiterà in noi e noi non saremo come il pozzo dell'iniquità, ma saremo la fonte della bontà, una fonte da cui zampilla l'acqua dell'eterna vita. Amen. Lo Spirito del Signore è il principale artefice del bene che è nella Chiesa, è l'artefice della preghiera. Affidiamoci a questo istinto interiore dello Spirito e innalziamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: esaudisci il tuo popolo, o Signore.